Pescara Piatto, sonora bocciatura all'istantanea dell'ultima sfida di Reggio Emilia. Non c'è tempo per rimuginare, forse un bene, a patto che tecnico e squadra abbiano fatto tesoro di ciò che non ha funzionato. A dire il vero parecchio, approccio, atteggiamento, organizzazione difensiva, il vero problema mai risolto da Gaetano Auteri. Subito lentella all'Adriatico, in chiave terzo posto, scontro diretto da non fallire. L'ideale sarebbe vincere, fondamentale tuttavia non perdere. Una banalità, ma la classifica dice questo. Soltanto contro i Liguri i biancazzurri sono riusciti a strappare un risultato utile dalle 5 sfide al vertice finora affrontate. Storia del match di andata. Ingrosso ha recuperato, indisponibili Chiarella, Delle Monache, Memusciai e lo squalificato Nzita. Il probabile 11, Sorrentino Trepali, in difesa Girardi, Drudi e Veroli. Sulle fasce Zappella e Rasi, in mezzo il tandem Pompetti-Pontisso, davanti Clemenza e Rauti a supporto di Ferrari. D'Ursi partirà dalla panchina al pari di De Risio. Entella in salute, 5 vittorie nelle ultime 6 partite, un solo KO tra 1000 recriminazioni in casa col Modena. Nelle ultime 16 gare appena 2 sconfitte interne contro Reggiana e appunto Modena. In trasferta non perde da 4 mesi, 16 ottobre 1-0 a Siena. Terzo miglior attacco del girone, 45 gol, come il Modena. Il tecnico Gennaro Volpe deve rinunciare all'ex Andrea Paolucci, abruzzese di Tollo, e al trequartista Capello, entrambi infortunati. Sistema di gioco 4-3-1-2. Il probabile 11, Borra e Trepali, in difesa Coppolaro, Pellizzer, Chiosa e Pavic. Rada in cabina di regia. Interni Lex, De Sena e Caric. Tra le linee Schienetti, negli ultimi 4 confronti sempre a segno contro il Pescara, in attacco Mercai e Lescano. Il difensore Marco Chiosa. Secondo me sarà una partita aperta, perché comunque loro sono una squadra molto propositiva, molto votata all'attacco, quindi sono sicuro che sarà una bella partita. Da parte nostra dobbiamo continuare a fare quello che abbiamo fatto con compattezza, con solidità, e poi sfruttare gli episodi che comunque fuori casa ci capiteranno. Il Pescara non batte l'Entella dal 12 dicembre 2015, campionato di Serie B 2-0 nelle immagini, gol di Memusciai e di Gianluca Lapadula, quindi 6 pareggi e 2 sconfitte in terra ligure.